cercheremo dunque di vedere più chiaro dentro questa situazione, grazie anche al metodo del nostro ospite Fabio Oreste. Ben trovato Fabio. Ciao Giulia, ben trovata, ma ti trovo in splendida forma oggi, complimenti. Ma grazie, grazie Fabio, che bello ricevere subito un complimento così appena iniziato il collegamento. Grazie, grazie mille Fabio. Senti, ma raccontaci qual è la vostra idea su questi mercati, mercati decisamente sotto pressione per quello che stiamo vedendo. Qual è l'opinione della Quantum Trading School? Assolutamente. Beh, noi avevamo previsto la scorsa settimana, durante la trasmissione del 1 marzo, un rialzo eclatante del petrolio, e così è stato. Se puoi proiettare la slide che ti abbiamo inviato, vediamo meglio i dettagli della previsione fatta, così almeno anche chi non ci ha visto la volta scorsa ci potrà adesso conoscere meglio. Bene, allora, noi avevamo detto che non soltanto la situazione geopolitica che era surriscaldata, ma i nostri algoritmi quantici indicavano un movimento del petrolio al rialzo che sarebbe stato veramente stupefacente. Quindi che cosa è accaduto? Lunedì scorso il petrolio era a 96, martedì scorso quando ci siamo sentiti era a 96. Noi abbiamo detto compare call, perché per chi non è un trader, per chi non opera con i future come facciamo noi, forse una call era uno strumento che assorbe meglio eventuali movimenti intraday di volatilità. Bene, ieri il petrolio ha toccato 130, quindi da 96 a 130 ha fatto la bellezza di qualcosa come 34 punti. Però noi ieri sera in apertura siamo usciti un po' più bassi, a 128 del massimo, quindi abbiamo visto che toccava 130, poi appena è tornato un attimo abbiamo chiuso. Però noi siamo entrati con dei future, quindi siamo entrati a 96 proprio durante la trasmissione del 1 marzo a quest'ora alle 15:15 abbiamo chiuso a 128. Beh, ragazzi, stiamo parlando di qualcosa come 32.000 dollari, perché un punto di petrolio sono 1.000 dollari, quindi 32 punti da 96 a 128 sono 32 punti. 32.000 dollari di guadagno, attenti, per ogni future che compravate. Se ne avevate comprato più di uno, i guadagni erano veramente eclatanti. Come abbiamo fatto a fare questa previsione? Abbiamo utilizzato i nostri algoritmi quantici che indicano una classe specifica di algoritmi quando ci saranno movimenti di prezzo al rialzo eclatanti. Chiedo ancora alla regia se cortesemente può portare la slide, perché così vediamo anche altre possibili previsioni. Grazie, grazie, grazie. Ecco, quindi vedete qui abbiamo riassunto quello che abbiamo appena detto, e cioè che il petrolio è salito ieri 7 marzo fino a 130, non abbiamo fatto profit, take profit a 128 con 32 punti di guadagno in soli 5 giorni. Ora, poi avevamo fatto un'altra previsione, abbiamo detto che il 4 e il 7 marzo avremmo avuto grande volatilità sugli indici di borsa. Beh, Milano ha perso il 6% venerdì, purtroppo. E S&P 500 è sceso dal 4 marzo venerdì da 4.360 fino a 4.140, perché abbiamo avuto anche qui un'alta volatilità. Ora, sul caffè abbiamo fatto un'altra previsione ancora, abbiamo detto andate short a 231 durante la trasmissione del 1 marzo e il giorno dopo è già sceso a 221. E abbiamo scritto sulla nostra pagina Facebook, per chi ci segue la pagina Facebook della Quantum School, ragazzi uscite perché questo è il prezzo del minimo. Infatti poi il caffè è rimasto più o meno intorno a quel prezzo, ma non è sceso più di 221. Quindi seguiteci anche sulla pagina della Quantum Trading School. Occhio che ci sono delle pagine fake. L'unica pagina della Quantum Trading School è quella in cui vedete la foto di Wall Street come immagine di copertina. Ok? E quindi anche sul caffè abbiamo guadagnato 3.750 dollari. Adesso dove andranno le commodities nei prossimi giorni? Bravo. Secondo i nostri questa è la domanda. Allora, non parlo di grano, perché il grano, chi lo trada, vede che apre 100 punti più in alto ogni giorno e poi chiudono le quotazioni per limite, eccesso di linee di alto. Quindi lo potete solo vendere. Quindi se lo vendete, se siete, come dire, venditori, perché se andano in take profit, magari c'è qualcuno che se lo compra, ma non lo potete più comprare perché apre, perché l'Ucraina, come sempre, è il secondo esportatore di grano al mondo dopo la Russia, quindi
porti bloccati, situazione di guerra. Ora, noi riteniamo però che il petrolio possa esprimere ancora dei potenziali di rialzo, perché se sarà rotta la resistenza di 130, perché noi a 130 abbiamo chiuso poco sotto 129, perché c'era una entelechia quantica, cioè l'incrocio di due linee quantiche che indicavano appunto un massimo. Infatti da lì poi i prezzi sono scesi fino a 116 e ora stanno subendo un'altissima volatilità. Infatti ora il petrolio lo possono tradare soltanto i trader professionisti che fanno degli intraday molto stretto, o i nostri allievi da Quantum Trading School, che nei corsi di intraday molto stretto si portano a casa ora 4-5 mila dollari ogni due ore, perché il petrolio si muove di 4 o 5 punti fa 4.000-5.000 dollari, 1.000 dollari appunto, e ci sono dei movimenti intraday altissimi del petrolio che si possono sfruttare se si posseggono delle tecniche quantiche come la nostra, che indicano in modo chirurgico i massimi intraday, come abbiamo dimostrato tante volte. Altrimenti sul petrolio, se volete, la mia visione, la mia view di long term, allora se sarà rotto 130 il petrolio arriverà a 151, perché 151 è la prossima resistenza quantica che noi abbiamo. Quindi se sarà rotto 130 e chiude sopra, oppure abbiamo delle barre orarie H1 che chiudono sopra 130, 131-132, noi ci aspettiamo 151 come prossimo target per il petrolio. Ora è chiaro che tanti ci chiedono: ma come fai a prevedere con talmente tanta precisione l'andamento di commodity, di indici di borsa, S&P 500, ma puoi usare la stessa tecnica per anche il FTSE MIB? Bene, abbiamo un metodo proprietario non lineare che esprime concetti quantici, li trovate sul mio libro pubblicato a New York da Gio Valenzo, ma ho voluto fare un webinar di due ore per spiegare a tutti quelli che ci scrivono le nostre tecniche quantiche come funzionano. È un webinar gratuito, quindi se volete proiettare la slide abbiamo un indirizzo email a cui potete scrivere per prenotare la vostra partecipazione al webinar gratuito sulle tecniche quantiche per vedere come funzionano di giovedì 10 febbraio alle ore 18. E già ve lo anticipo, info@quantumtradingschool.com è la nostra email. Se la regia può proiettarlo, magari lo vediamo tutti. Ripeto, se volete partecipare al nostro webinar di due ore sulle nostre tecniche quantiche per capire come funzionano anche i nostri corsi, info@quantumtradingschool.com, oppure ci cercate e su Facebook, ci cercate sul web, andate sulla nostra pagina web quantumtradingschool.com e ci trovate. Bene, Giulia, quindi commodities ancora secondo noi in rialzo, il petrolio secondo noi abbiamo grandi probabilità che romperà 100-230, ecco, però io entrerò long ulteriormente quando vedrò la rottura di 130 e sul petrolio, perché abbiamo già fatto 32 punti di guadagno e insomma, per il momento so far so good. Anche l'oro entrerà in un'area di grande movimenti rialzisti. Noi riteniamo che il massimo storico sarà ritoccato. Attenzione però sul natural gas. Il natural gas dalla prossima settimana, io parlo del natural gas americano, quello dell'Henry Hub, che ha prezzi totalmente diversi rispetto al natural gas trattato in Europa. Il natural gas Henry Hub, quindi il future che trovate sul NYMEX, no? Ecco, bene, dalla prossima settimana in poi potremmo avere dei movimenti di discesa per le settimane ulteriori. Questo è il nostro consiglio di chiusura, quindi la prossima settimana vedremo eventualmente dei livelli per il natural gas per entrare. Chi ci ha seguito, lo ripeto, ha guadagnato 32.000 dollari sul petrolio, 3.750 sul caffè, siamo contenti, tanti ci hanno scritto, ci hanno ringraziato, certo abbiamo guadagnato più seguendo le vostre informazioni che con un anno di lavoro, siamo sempre contenti per chi lo ha potuto fare. Bene Giulia, ti ringrazio e con questo è tutto da Sharm el Sheikh. Oh, che bello Fabio, grazie mille intanto per l'analisi del mercato, insomma con alcuni dei punti focali di questi giorni, anzi direi che forse hai sfiorato proprio tutti i punti nevralgici sul mercato in questi giorni così delicati di movimenti davvero repentini.
una cosa, il minimo di S&P 500, 4.100 circa, 102 credo, non riteniamo che sarà rotto nelle prossime settimane ampiamente, perché nonostante ci potranno essere dei rimbalzi, però il trend dell'S&P 500, quindi delle borse americane e borse internazionali, è ancora down, ancora non abbiamo un bottom. C'è qualcuno che dice, ma quello era il bottom? Noi abbiamo risposto no, per noi no. Quindi vedremo nelle prossime settimane anche meglio l'andamento degli indici di borsa, faremo delle previsioni magari di più lungo respiro. Benissimo, ecco, Fabio. Grazie, alla prossima. Grazie mille a Fabio Oreste e alla Quantum Trading School per questa analisi molto interessante del mercato, dei principali indici che sono poi oggetto del nostro commento giorno dopo giorno, con forti e repentini movimenti chiaramente dettati dalle tensioni geopolitiche che stanno riguardando davvero tutto il mondo e tutti.